Asus ha portato ad IFA 2015 di Berlino tantissimi prodotti, fra cui un competitor, diciamo così, dell'iMac di Apple. Parliamo infatti di un all-in-one piuttosto bello, piuttosto ben realizzato, con delle caratteristiche hardware interessanti e sicuramente qualche caratteristica appunto molto particolare che lo rende davvero, davvero un competitor interessante. Cominciamo parlando della parte frontale, abbiamo un display touchscreen che quindi perfettamente supportato da Windows 10 fino alla risoluzione 4K su una diagonale di 23,8 pollici, quindi una densità di pixel molto molto buona. Nella parte posteriore andiamo a vedere che è stata realizzata una finitura metallica, ma in realtà il computer è in plastica, e c'è una dotazione di porte di tutto rispetto, due porte HDMI, le USB 3.0, la USB Type-C e anche ovviamente lo slot per la SD e anche per il jack audio. Torniamo a vedere il device per parlarvi un attimo delle due dotazioni di caratteristiche hardware in base al prezzo. Ovviamente si parte a 1099 euro per la configurazione base con i 5 scheda video Nvidia GTX 950M, 8 GB di memoria RAM e 1 TB di hard disk, ma se si vuole esagerare si può spendere all'incirca 400 euro in più, arrivare a 1500 euro per acquistare il modello con i 7 schermo 4K, Nvidia GTX 960M, 16 GB di memoria RAM e 2 TB di SSD. Le configurazioni comunque si possono personalizzare, perché sulla carta possiamo avere anche SSD, 32 GB di memoria RAM e ovviamente quindi maggiori prestazioni e maggiore potenza. È un all-in-one interessante, non mi fa impazzire sia stata utilizzata la plastica con questa finitura metallica, sarebbe stato più bello effettivamente del metallo o dell'alluminio, ma ci dobbiamo accontentare. È un device comunque interessante, vi invito a scoprire tutte le novità di Asus IFA 2015 di Berlino con il link presente in descrizione e iscrivendovi al canale YouTube al quale siete collegati. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Per idual.com, Andrea Ricci.